terra amara, anticipazioni. Demir sequestrato da Fikret. Lunedì, 11 dicembre 2023. Le voci si diffondono a causa del vetraio di Kukurova, che ha insinuato che Demir abbia fatto entrare in casa Sevda per farla diventare la sua amante esattamente come fece, tempo prima, il padre Adnan. Zulia va su tutte le furie e, dopo aver preso la sua auto, raggiunge il negozio e con un piede di porco distrugge la vetrina e poi tutti i vetri preziosi presenti al suo interno. Di fronte poi a tutti i clienti e ai passanti che si fermano per osservare la scena, Zulia intima al vetraio di non permettersi mai più di far circolare pettegolezzi che riguardino chiunque della sua famiglia, inclusa Sevda, altrimenti gli farà molto peggio di così. La voce su quanto ha fatto la signora di Kukurova inizia a diffondersi a macchia d'olio e raggiunge anche le orecchie di Demir, che rimane positivamente colpito dall'aggressività e dalla grinta che sua moglie ha saputo dimostrare. Intanto, Umit si presenta a Villa Yaman sfruttando il rapporto ormai cordiale che ha instaurato con Zulia e chiede di poter rimanere per cenare con loro. Martedì, 12 dicembre 2023. Demir capisce che Umit sta cercando di metterlo alla prova ma finge cordialità e normalità con la dottoressa. Umit rimane a cena, mentre Zulia si mostra particolarmente gentile con lei e, dopo aver saputo che le sue relazioni sono andate male, le dice anche che troverà sicuramente un uomo che la sappia amare. Umit, in seguito, arriva anche al punto di sabotare il motore della sua auto, dicendo che quindi ha bisogno di qualcuno che la riaccompagni a casa. Zulia non sospetta niente sulla possibile relazione clandestina di Demir, ma decide comunque di rivolgersi ad un operaio della tenuta. Anche questo piano da parte di Umit quindi fallisce, e la dottoressa viene riaccompagnata a casa dall'uomo sconosciuto. Intanto, Zulia viene raggiunta dalla polizia che la invita a recarsi in commissariato per dare la sua versione dei fatti. Il vetraio infatti l'ha denunciata per aggressione ed anche per il grave danno economico arrecato al negozio. Per Zulia la questione inizia ad essere un problema potenzialmente serio, perché al momento della scena c'erano tanti testimoni, tra cui anche Sermin e la sua amica Fusan. Zulia però decide di andare a dire la verità alla polizia. Mercoledì, 13 dicembre 2023. Sevda raggiunge Umit dopo la cena che ha voluto fare a Villa Yaman e le dice che la deve smettere di intromettersi nel matrimonio di Demir e Zulia. Ancora una volta le due donne hanno uno scontro, ma la dottoressa dice una frase insolita. Infatti dice a Sevda che si sta comportando così perché è proprio uguale a lei. Sevda pensa che faccia riferimento ai pettegolezzi sulla sua relazione con Adnan, ma in realtà, ovviamente, la frase di Umit nasconde qualcos'altro. Le due donne però non hanno occasione di confrontarsi più a lungo, in quanto Umit viene raggiunta da Mujeigan, ormai diventata sua amica, che è molto triste dopo aver avuto un ennesimo scontro con Fikret. Quest'ultimo, nel frattempo, decide di entrare nel vivo del suo piano, nonostante le raccomandazioni e le suppliche da parte di sua zia e di Ali Ramet. Fikret si rivolge ad un complice dicendogli di incontrare Demir e di fingere di aver avuto un guasto con la macchina, così da costringere Yaman a scendere dalla sua vettura. Tutto va secondo i piani ed effettivamente Demir si ferma per aiutare. In quel momento, Fikret lo tramortisce con un colpo alla testa e poi lo porta via. Giovedì, 14 dicembre 2023. Demir si risveglia legato ad una sedia ed ovviamente confuso per quello che è successo. Poco tempo dopo, l'uomo vede Fikret e non impiega molto tempo per capire che, se l'ha addirittura sequestrato, allora è proprio lui il misterioso fratellastro che lo sta preoccupando e tenendo sotto scacco da settimane. Fikret a questo punto è costretto a svelare la sua identità, dice di essere il suo fratellastro e di volersi vendicare dell'intera famiglia. Demir, però, continua a dire di essere sicuro che la storia sia falsa. Fikret racconta anche che la madre Safiye è stata sedotta ed abbandonata da Adnan, e lui non ha mai più avuto pietà di lei, nemmeno quando è stata cacciata di casa da Musa. Fikret libera i polsi di Demir e i due hanno uno scontro fisico, al termine del quale il ragazzo consegna a Yaman una pistola, e poi ne prende una. Fikret dice che da quell'incontro soltanto uno dei due uscirà vivo e bisognerà decidere di chi si tratta. Ormai apparentemente dubbioso sulla versione dei fatti di Fikret, Demir lascia cadere la pistola e dice che non ha intenzione di fare del male a nessuno, e quindi dovrà essere lui a sparargli.
Venerdì, 15 dicembre 2023. Sorpreso dall'atteggiamento di Demir, Fikret decide di lasciarlo andare intimandogli però di non andare a denunciarlo e di non raccontare quello che è successo. Una volta tornato in libertà, Demir decide di indagare per capire se tutto questo sia vero e raggiunge la moglie del maggiordomo, seguendo lo stesso tipo di indagini fatto da Zulia. Arrivato a casa della donna, ad Istanbul, Demir le pone una serie di domande, ma resta scioccato quando la signora gli dice che poco tempo prima anche sua moglie, accompagnata da un'altra donna, è andata da lei per farle queste domande. Demir quindi apprende che Zulia aveva già iniziato ad indagare e aveva scoperto la verità, ma aveva deciso di non dirgli nulla, mentendo. Demir capisce che Zulia sapeva la verità già da tempo e torna quindi a casa per affrontarla, facendo sorgere il primo litigio. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi che cosa succederà dopo questo sequestro e chi avrà la meglio in questo scontro? A voi i commenti!